Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi con un nuovo interattivo per voi, canalizzazione del pensiero di un'anima che vuole esprimere ciò che ha davvero nel suo cuore, nella sua testa, per la sua controparte. Mi raccomando però, ascoltate sempre con discernimento. Stiamo facendo un interattivo, è una lettura di energie generali, quindi verrà fuori l'energia più potente. Non può essere un messaggio personale, per quello ci sono persone che fanno letture private, vi dovete rivolgere a loro. Vi ringrazio tantissimo comunque dei vostri messaggi di affetto e dei vostri feedback e do il benvenuto a tutti i ragazzi e le ragazze nuove che per la prima volta stanno aprendo questo video, uno dei miei video. Sicuramente una parte di questo messaggio sarà anche per voi o risuonerà anche a voi. Allora, bando alle ciance, come dico io. Siamo nella notte di luna piena, ho scelto questo momento proprio perché le energie sono potenti, così questi raggi della luna che illuminano anche quell'anima e magari la fanno parlare un po' di più, eh? Vabbè, faccio una battuta ovviamente, ma sappiamo benissimo che l'energia della luna piena è potente e direi partiamo, vi darò degli indizi per capire ovviamente chi può essere quest'anima che vuole parlare o queste anime, diciamo che è più corretto così, che vogliono parlare. Quindi ci saranno ovviamente messaggi che risuoneranno in parte a qualcuno, magari per qualcun altro saranno di più i messaggi che risuoneranno e per qualcun altro magari solo una piccola parte. Mi raccomando, come dico io, il discernimento dovete avere, capire quello che è davvero per voi che parla di voi e quello che invece non è per voi. Ok, io partirei quasi quasi oggi, non avevo previsto, infatti avevo appoggiato i miei sacchettini qui, stavo pensando di tirare fuori qualche chance, perché so che vi piacciono, vediamo. Qualche chance. Ah già, quando parlo non devo muovere i chance, perché se no non mi sentite, me l'avete anche scritto. Adesso sto zitta. Lettere e numeri le tiriamo fuori alla fine, quindi se escono le ributto dentro, non le leggo perché sono tante, perché sono piccoline. Qui c'è una spada, quindi questo mi fa pensare che qui c'è stato un taglio brusco per qualcuno di voi. Qui c'è della paura. Qualcuno aveva paura, forse di esprimere i suoi sentimenti. O forse aveva paura perché doveva tagliare con qualcun altro per stare con te? Muto. Sì, qualcuno qui non ha parlato. Qui abbiamo lo smile della paura e lo smile muto. Qualcuno che è stato in silenzio, o forse ha tagliato con te e senza dire una parola si è allontanata questa persona. Qui ci sono due accezioni. O qualcuno aveva paura, e quindi è stata in silenzio e non ha tagliato con qualcun altro, se sei in una relazione a tre. Oppure ha tagliato in modo brusco con te perché aveva delle paure e non ha neanche parlato, non ti ha dato neanche dei chiarimenti qui. Qui abbiamo un elefante, per qualcuno l'elefante può rappresentare proprio il tanto tempo che potrebbe essere trascorso, magari tanto siete distanti in silenzio e avete tagliato con quest'anima, però può anche rappresentare la saggezza per qualcun altro, magari si è diventati più saggi dopo questo momento di distacco per qualcuno, anche qualcosa che può tornare dopo tanto tempo e che ci sta mettendo tanto tempo a tornare, mi viene da dire. Per qualcuno l'elefante in questo caso non so perché mi arriva l'India. Ovviamente gli elefanti ci sono anche in India, però per qualcuno l'India è importante, eh? Coniglio ancora, il coniglio, la paura dello smile della paura e il coniglio. Qua qualcuno aveva delle paure molto molto forti. Guardate, un cuore spezzato. Qui c'è proprio il cuore spezzato. Questa persona potrebbe averti spezzato il cuore. Ti ha fatto tanto male. Qui abbiamo la musica. C'è un legame con la musica. Per qualcuno potreste suonare degli strumenti musicali, tu o questa persona. Per qualcun altro potrebbe essere che ti stanno arrivando tante sincronicità attraverso la musica, mi viene da dire. Per qualcun altro potresti proprio avere un ciondolo con una nota musicale o la chiave di violino, qualcosa, un ciondolo mi viene da dire. Qui abbiamo, mi viene da dire, la spirale, un ciclo che continuava a ripetersi, però in questo caso mi fa pensare
Sì, perché qua, anche se mi viene più che come un labirinto, un qualcuno che non riusciva a liberarsi da qualcosa. Qui abbiamo la colomba della pace. Allora, ragazzi, la colomba della pace può rappresentare qualcuno che adesso vuole fare pace con voi, però mi viene da dire anche la Pasqua, perché è fra un mesetto ormai, penso, sì, cos'è? Mi sembra che è fine marzo, il 31 marzo forse. Non sono sicura, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra che sì, fra 40 giorni, anzi, forse sì. Non è che è iniziata la quaresima, scusate l'ignoranza, mi è venuto questo dubbio, forse oggi è il primo giorno di quaresima, quindi 40 giorni. Ecco, per qualcuno la Pasqua potrà essere un momento importante, forse ci sarà un riavvicinamento con questa persona, eh? Guardate, c'è la croce. Sì, per qualcuno mi fa proprio pensare al periodo della Pasqua, sapete? Che ci sarà un riavvicinamento. Ovviamente siamo in tanti, mi raccomando, perché magari è una persona che scrive o che ama qualcuno di noi qua a Pasqua e va bene, ma non è che tutti chiameranno a Pasqua. Può essere anche che questo rappresenta questa persona semplicemente che vuole fare pace con te, con questa colomba, ok? Per qualcuno c'è anche la passione dei colombi proprio. Forse ci lavorate con i colombi o avete un ricordo con dei colombi con questa persona. Ancora un'altra croce. C'è qualcuno che in questo periodo ha perso qualcuno di caro. Forse proprio quella persona. Qui c'è una farfalla. Ci sarà una trasformazione di questa situazione, mi dicono. E la stella. Sì, allora qui ci sarà un cambiamento improvviso che arriverà per destino, mi viene da dire. Per qualcuno potreste avere anche ovviamente dei tatuaggi, farfalla e stella, questa accoppiata qui. Abbiamo anche la chiave è la soluzione che si sta trovando e siccome questa chiave è particolare perché ha le ali degli angeli, è una soluzione che arriverà proprio per destino, per... Dall'alto, qui c'è l'aiuto dell'alto che arriva, ragazzi. La mano di Fatima, che è proprio l'aiuto dall'alto, ragazzi. Qui c'è un aiuto importante e la freccia. Allora, no, due frecce abbiamo, ragazzi, due frecce. Allora, questi erano numeri e lettere. Due frecce. Qua c'è qualcosa di importante che sta arrivando per qualcuno dopo tanto tempo con questo elefante. Arriverà qualcosa di immediato. Mi è arrivato già qui che era qualcosa che succedeva velocemente. Ma mi viene da dire che è come per destino, che è voluto dall'alto che succeda qualcosa. E per qualcuno le frecce può anche essere che magari sia la passione dell'arco, adesso non mi ricordo come si dice, però ecco, avete capito. Il numero ho detto di no, perché se no ci confondiamo troppo. L'ape che porta l'abbondanza. Sì, qualcuno che potrebbe riavvicinarsi un po' così. Con cercare di sdrammatizzare con te. Qua c'è. Allora, vediamo. Un topo, la perdita ancora. Mi fanno pensare che qua c'è qualcuno che in questo periodo ha una data importante o ha appena perso qualcuno di caro. Forse questa persona anche. La casa, sulla casa è successo qualcosa qua. Questo qui è un messaggio speciale, è speciale, scusate, specifico per qualcuno. C'è qualcuno che proprio in questo momento sta pensando e sta soffrendo perché c'è una perdita importante avuta. Non è detto che sia successo adesso, può essere che è successo da poco, ma anche da tanto, ma con questo momento particolare, con queste date, in questo periodo qua, proprio verso fine febbraio, tra il 20 e fine febbraio, qui c'è qualcuno che ha una data importante di sofferenza. Forse può essere proprio la tua persona, la tua persona speciale. Qui c'è, allora, vediamo un po' il mondo, una chiusura che c'è stata ancora, l'albero di Natale mi fa pensare i pini così, qua c'è qualcuno che potrebbe anche, allora sì, periodo natalizio, ma per qualcuno qui proprio mi fa pensare a un bosco, c'è un legame con un bosco. Numeri e lettere ho detto dopo, abbiamo ancora le ali d'angelo, potresti avere dei tatuaggi con delle ali d'angelo. Qui vedo cavalli, bosco, cavalli, qualcosa con la natura. Ah, ecco, qui c'era l'ancora, che vuol dire che siete radicati dentro al cuore di questa persona, anche se siete a distanza.
Per qualcuno potrebbe anche esserci la passione proprio per le barche. Qui abbiamo, qua per me potrebbe essere che questa persona ha usato baffi o barba per un periodo, o magari ce li ha tuttora. Se sei uomo, girala, potresti essere tu, ma non è detto, se questa persona non ha mai avuto baffi, non vuol dire che se tutto il resto ti risuona non c'è niente per te, vuol dire che quella parte non riguarda te, proprio perché siamo in un collettivo e quindi l'energia di più, le energie più forti stanno parlando, ok? Qui abbiamo una penna. Allora, qua mi fa. Allora, perché mi viene in mente che qualcuno qui ama la scrittura? C'è qualcosa, c'è qualcuno che potrebbe avere non so come si chiamano. Sì, uno scrittoio con proprio una cosa antica col calamaio. Ok, questo mi è arrivato come immagine, un mobiletto tipo antico con il calamaio. È una cosa di famiglia, forse collegato a queste date. Ok, qui abbiamo un cappello che potrebbe essere da lavoro, berretto da lavoro, però mi viene in mente ancora, forse sono tipo gli alpini o qualcuno che lavora in montagna, ragazzi, come si chiamano? C'è qualcuno che è collegato, mi viene da dire, proprio boschi, montagna, animali. C'è qualcosa per qualcuno di voi. Questo è un messaggio specifico per qualcuno di voi. E la coda di balena è un portafortuna, ma è anche ancora, visto che c'era anche l'ancora, per qualcuno magari un legame con il mare. Ok, vediamo ancora un paio. E poi passiamo ad altro. Qui abbiamo ancora la spada, un taglio netto che è stato dato o che deve essere dato. Quindi ancora mi fanno vedere la stessa situazione di prima. O qualcuno ha chiuso in malo modo con te ed è stato in silenzio e adesso vorrebbe riavvicinarsi cercando di sdrammatizzare un po', oppure qui qualcuno ha avuto paura di tagliare con qualcun altro ed è stato e si è ha tagliato velocemente con te, è stato in silenzio ed è passato tanto tempo qua. Qua c'è qualcuno che ama la scrittura, mi arriva forte. Ecco perché mi viene in mente il calamaio, poi magari è solo simbolico, però c'è qualcuno che ama la scrittura, un'altra croce. Questo periodo per qualcuno è stato importante come purtroppo un momento doloroso, questo periodo specifico dell'anno. A me viene in mente proprio febbraio. Qui c'è una forte connessione tra te e quest'anima perché ho il fiore di loto. Ancora la penna, sì, la scrittura e i cavalli. Ok, questi sono i charms. Questo è volato fuori da solo. Io non voglio leggere i numeri, ma è uscito un 2 e lo leggo. Visto che non volevo leggere i numeri, ma è volato. Padre Pio e la Madonna, un legame con la religione o con appunto questa cosa, qualcuno che ha perso qualcun altro qui, eh? Vediamo. Ok. Allora, idea. Sta per succedere qualcosa. Questa persona ha in mente di fare qualcosa nei tuoi confronti. Ancora, il ferro di cavallo mi fa pensare, oltre alla fortuna, ancora ai cavalli. Forse c'è una passione per i cavalli. Per qualcuno semplicemente può essere un quadro con dei cavalli che avete sopra tipo un divano, una scena così vedo. Ok, e qui abbiamo il gufo. Voi potreste avere il terzo occhio aperto, mi viene da dire, avere delle percezioni, sentire delle cose e forse anche la vostra persona speciale. Vi sentite, c'è una forte connessione qui. Ancora. Il girasole, i campi, i fiori. Mi viene in mente tanto la natura qui. Qui c'è un piccolo fiocco. Il fiocco potrebbe rappresentare anche una nascita. Una perdita e una nascita qua. E una torre. Questa è la torre Eiffel, va bene, ma io non è che ho tutte le torri del mondo, ovviamente nei charms. Quando vedo la torre Eiffel non è solo Parigi, ragazzi, ma sono qualsiasi posto dove possono esserci delle torri. E per qualcuno anche torri. Non so perché, mi è venuto in mente che non c'entra nulla, mi è arrivato così le Torri Gemelle e invece di solito penso alle torri più antiche, ok? E invece allora vuol dire che ci sono anche dei grattacieli qua, per qualcuno allora campagna e città e spesso viene fuori questa accoppiata, magari questa persona vive in città o vive in campagna e vivi tu in città. Andiamo a vedere qualche parolina chiave, vediamo.
Persona in vista famosa o di successo. Questa persona potrebbe essere una persona in vista famosa o di successo. La soluzione che sta cercando, ve l'ho detto prima che sta cercando la soluzione. Zona ricca di opere e monumenti storici. Ecco perché appunto è venuta fuori anche la torre qua, perché qualcuno, ve l'ho detto, mi vengono in mente anche le torri più antiche. Per qualcuno c'è un legame con una scuola, con l'insegnamento, forse ci lavorate voi in una scuola, o forse la vostra persona, o forse avete per esempio i figli che vanno a scuola insieme, perché mi è uscito appunto anche il fiocco, quindi i bambini. Connessione, l'abbiamo detto poco fa col gufo, che per me avete il terzo occhio aperto, ma c'era anche il fiore di loto, avete una forte connessione tra di voi con quest'anima. Oh mamma, troppe. Scusate, raccogliamo e la rimettiamo dentro. Lasciamo solo questa che è volata qui, che è ufficio. Per qualcuno c'è un legame con il lavoro, con l'ufficio. Forse vi incontrate al lavoro o vi siete conosciuti magari per lavoro. O magari sapete dove lavora questa persona o questa persona sa dove lavori tu ed è passata dal tuo lavoro. Dovete vedere voi, cosa vogliono dirci. Inganno, bugie, ti ha nascosto delle cose questa persona ti sta cercando di mandare probabilmente messaggi indiretti, per esempio tramite social, magari posta qualcosa che però è un messaggio che vuole dare a te, o segnali, potresti vedere dei segni anche proprio anche delle sincronicità, però mi viene più che è questa persona che sta cercando un modo di mandarti dei messaggi, magari anche tramite altre persone. Per qualcuno c'è qualcuno qui che potrebbe avere la carnagione più scura, tu, questa persona, o se c'è altra energia di mezzo, quell'altra persona. Sì, risolvere questioni familiari. Qua potrebbe esserci qualcun altro di mezzo, intromissione o qualcuno che si è intromesso nella tua situazione familiare, ok? Crisi, paure, ansia. Abbiamo visto che lo smile era proprio quello della paura che è uscito. Questa persona sta male in questo momento perché deve risolvere qualcosa sulla sua casa, sulla sua famiglia. Vediamo ancora. Vendita importante, forse qua c'è da fare anche una vendita importante, magari ci sono problemi economici per questa persona. Vediamo ancora. Anniversario, ecco, me lo dicono ancora. Qui c'è una data, un anniversario che non è solo per quanto riguarda la coppia, un anniversario d'amore, ma può essere proprio la data di una perdita per qualcuno di voi o di quella persona lì. Ok? Scelte. Qua c'erano da fare o ci sono da fare delle scelte. Forse quella persona ha tagliato con te in malo modo e è stata in silenzio perché non è riuscita a fare delle scelte. Adesso qui si vogliono fare o si devono fare assolutamente delle scelte. Abbandono. Ti ha abbandonato perché non è riuscita probabilmente a fare qualcosa questa persona. Errori, infatti. Adesso si pente, sta male perché sa di aver fatto un errore ad abbandonarti. Novità. Arriveranno delle novità, dei messaggi da parte di questa persona, messaggi indiretti anche. Anima gemella, potrebbe essere la tua anima gemella. Abbiamo visto che le energie del collettivo più forti sono quelle di anima e fiamma gemella che si stanno leggendo ultimamente, e relazioni karmiche ovviamente di conseguenza. Tra l'altro questa luna piena in Vergine era proprio quella che avrebbe spazzato via, abbiamo detto nel video se l'avete visto, le situazioni, avrebbe aiutato a chiudere quei cicli karmici più stagnanti, e avrebbe dato un colpo di coda, riuscire a chiudere cose che non si riuscivano a chiudere da tanto tempo. Qualcuno ti vuole esprimere il suo amore qua. Una persona che adesso fa finta di ignorarti o fate finta entrambi di ignorarvi, ma non è così, dentro al cuore lo sapete. Ancora, persona che ti ha mentito qua, mi dicono. Ci sarà un cambiamento improvviso? Tu meriti amore. Tu meriti amore, ma anche questa persona probabilmente ha capito che merita di viversi questo amore, mi viene da dire per qualcuno. Sorpresa, una persona che ti vuole sorprendere, fare una sorpresa e vuole una riconciliazione, ragazzi. Sorpresa e riconciliazione, ancora un paio e poi basta, perché ho fatto anche i charms. Incontro casuale e festeggiare. Allora, per me qui qualcuno farà anche in modo di incontrarti per caso, facendo finta che è un caso, e qualcun altro invece ci sarà proprio un incontro casuale, ok? Dai, non ce la faccio a smettere, ne voglio ancora un paio.
Per qualcuno qui potrebbero esserci ancora la religione, centri di culto o corsi che avete fatto a livello spirituale insieme o vi siete conosciuti così. Per qualcuno questa persona potrebbe avere delle mani importanti e per qualcuno qua ci potrebbe essere una persona straniera, tu, quella persona o la terza energia, se c'è una terza energia. Un collegamento qua, sì, anche col mercato, con posti tipo una piazza. Questa persona si è comportata da immatura e lo sa. Montagna, ve l'ho detto prima che sentivo che c'è un legame con la montagna per qualcuno qui. Silenzio, siete in silenzio, eh? Ecco perché questa persona ha bisogno di esprimerti il suo amore. Sta pensando a una strategia, una persona che potrebbe aver usato anche strategie e manipolazioni con te, però. Vuole farti una dichiarazione d'amore, vuole dirti anche che c'era un rivale o c'è una rivale, o forse ha paura che ci sia adesso un rivale nella tua vita che possa portarti via definitivamente. Ma io credo che qua c'era anche la parola intromissione, qualcuno si è intromesso tra di voi. Matrimonio di convenienza, oppure c'era un matrimonio di convenienza per qualcuno di voi, non per tutti, ok? Vediamo cosa ti vorrebbe dire in questo momento questa persona. Che ha avuto tanta paura di parlare, è stata in silenzio e forse ha tagliato con te perché non riusciva a tagliare con qualcun altro, o forse semplicemente perché aveva delle tossicità sue, anche se era single, e ha permesso magari a qualcun altro di, dopo di te di intromettersi e perché con te aveva paura di impegnarsi. Questa persona dice che anche tu l'hai ferita, e che vuole stare in silenzio in questo momento, o che è stata in silenzio perché anche tu l'hai ferita con quello che hai detto. Dice che vuole prendersi cura di te come hai fatto tu con lei. Anche, guardate, ho ferito anche me lasciandoti andare, dice. Quindi c'è qualcuno qua che proprio è lontano e che ha capito di stare male lontano da te. Troppe, prendiamo questa. Combatto con me stesso per riuscire a svelarti i miei sentimenti, ci riuscirò. Ancora una e poi facciamo anche. Ti cercherò e ti sorprenderò. L'abbiamo detto prima che ti cercava con una sorpresa per una riconciliazione. Ok, voglio vedere se mi dicono qualcosa in più sulla sua vita o su quello che è successo per voi. Vediamo cosa mi dicono. Oh, ragazzi, qui potrebbe esserci un matrimonio di mezzo. Questa potrebbe essere davvero la tua anima gemella che vuole il tuo perdono, o tu, la tua anima gemella o fiamma gemella, questo mazzo non ha le fiamme, vuole il perdono. Qui c'era da imparare anche la lezione proprio del perdono da parte di entrambi, perdonarsi per essere liberi. Forse anche perdonarsi dai sensi di colpa, visto che ho visto la religione, qualcuno poteva avere dei tabù nel chiudere magari qualcos'altro per stare con te, ok? Meriti amore, come se non si sentiva meritevole questa persona o tu. Sì, qua sono state usate maschere e non si è detta la verità. Per qualcuno questa persona potrebbe averti tradito se eri tu la sua persona ufficiale per una nuova persona. Solo per passione però, magari c'era con te, guardate, vero amore e fiducia. Bisognava avere fiducia nel vero amore. C'era una forte alchimia. Questa persona, fatemi capire, per qualcuno le storie qua, le eccezioni sono queste. Per qualcuno questa persona poteva avere un matrimonio o una relazione ufficiale e non riusciva a tagliare. E ha usato maschere con te. E per qualcun altro, e tu eri il suo nuovo amore, per qualcun altro invece, questa persona ha tradito te, che eri magari la donna ufficiale, per un'avventura. Ok? Perché? Perché probabilmente si è fatto affascinare dalla passione, però viene, è più il contrario. Secondo me questa persona ti può avere tradito e magari ha scelto qualcun altro che può essere la sua persona ufficiale o un'altra persona ancora. Luna di miele e fiducia. Chiama la tua anima gemella un'altra volta, pensa con ottimismo. Sono dei condizionamenti religiosi, religiosi non solo religiosi, i condizionamenti sono proprio quelli che ci inculca la società, no? Bisogna fare così, è più corretto così, non vogliamo fare le figure davanti agli altri perché cosa pensano gli altri, quelli sono i condizionamenti. Io credo che qua ci voglia fiducia con quest'anima gemella perché quest'anima ha tradito, forse ti doveva sposare e non l'ha fatto. È scappata per qualcuno anche questo, eh?
è tirato indietro o si è tirata indietro, perché magari aveva paura di impegnarsi. Pensa con ottimismo. Anima gemella, luna di miele. Sì, per qualcuno questa persona aveva paura di impegnarsi, anche se sentiva che tu eri importante, ma non ti ha svelato quello che provava davvero. Sì, non ti ha detto quello che provava davvero. Ti ha detto addirittura che non ti amava o te l'ha fatto intendere. Per qualcuno pensava troppo ai soldi o al lavoro, siccome è uscita così, aveva dei problemi economici in quel momento e non ha voluto dirti la verità. Ma molto presto tu saprai la verità, mi viene da dire. Sì, allora per qualcuno qui, allora le eccezioni sono tante. Questa persona potrebbe aver avuto una sua vita familiare, non riusciva a tagliare con qualcun altro per te perché ha avuto paura, perché magari aveva anche problemi economici o di lavoro. Per qualcuno tu eri la persona ufficiale invece, perché qua ci sono più eccezioni, e questa persona ti ha tradito e adesso sta male, ha paura, vorrebbe sistemare. Per qualcun altro, addirittura, voi stavate insieme, parlavate anche di futuro insieme, il matrimonio, e questa persona in realtà poi ti ha abbandonato e non ha fatto nulla, se n'è andata. Ok? Però quello che mi continua a uscire è che qui è la tua anima gemella. Questa persona cosa vuole fare? Tempo divino. Bisogna avere pazienza con questa persona, dicono. C'è una forte dipendenza, questa persona sente l'attaccamento nei tuoi confronti, eh? Ti esprimerà il suo amore. Per qualcuno potrebbe esserci dei bimbi di mezzo, ve lo dico. Allora, ancora, voglio vedere cosa mi vuole dire su quest'anima. Qui c'era da avere fiducia per gli altri. Aspettate, che voglio capirci chiaro cosa mi vuole dire su questa relazione tua con quest'anima che vuole parlarti. Vediamo. Qui c'è la giustizia che interviene. Sì, guardate, ci sarà proprio una trasformazione, una rivoluzione totale qui, che è in gestazione. In questo momento è per questo che c'è questo silenzio, c'è una trasformazione in corso. Questa persona sta male in questo momento, è proprio lui che sta male, sì, perché deve fare una scelta. Ma per te, l'iniziazione, vuole un nuovo inizio con te. Ha la speranza di sistemare le cose, tu sei la luce, si sta cercando sta cercando l'illuminazione, sei proprio la sua luce, la femmina è la luce, sì. Vuole sistemare le cose, vuole come se tu la perdonassi, mi viene da dire. È indecisa per qualcosa, perché? Per una casa. Sì, però vuole portare abbondanza a te, amore sacro. Tu sei l'amore e siete separati, o forse si deve separare da qualcun altro. Allora, o si deve separare da qualcun altro per te. O in questo momento siete in separazione, ma vuole un nuovo inizio. Ma il problema può essere una scelta su una casa, che può essere immobile, magari problemi economici per immobile, ma la casa può essere anche proprio una situazione che ha già questa persona, quest'anima. Vediamo cosa mi vogliono dire gli angeli su questa relazione, su di voi. Lasciar scorrere, abbandonare tutto ciò che prova sofferenza. Combattere la tristezza, dire le parole corrette. Quella persona non riusciva a parlare, adesso deve dire le parole corrette, deve parlare per mettere a posto le cose, per chiudere forse un ciclo e fare un'azione con coraggio. Guardate come ci parlano. Ok, adesso voglio vedere che energia ha verso di te in questo momento quest'anima. Che oh mamma, mi sono volate. Sulle gambe, temperanza e ruota della fortuna, ragazzi, sta guarendo quest'anima, le sue ferite, le sue paure, i suoi condizionamenti e ruota della fortuna e vuole cambiare le cose con te. Gli amanti, farà la scelta d'amore finalmente. Questa è l'energia che ha verso di te quest'anima, Ti ama e vuole fare una scelta d'amore. Sul fondo mazzo abbiamo il matto. Farà come il matto, ve l'ho detto prima che c'era la faccia di quello che era un po' burlone, farà qualcosa per sbloccare forse le situazioni. Vediamo cosa mi vogliono dire, in che fase siete in questo momento di questa relazione.
in che fase siete in questo momento di questa relazione. Amore incondizionato, che ve lo dico a fare. Fondo mazzo, però abbiamo la riflessione. In questo momento c'è un momento di riflessione, ma questa persona si è riscoperta davvero innamorata di te, ok? E tu lo ami, questa persona. Ma forse, guardate, riflessione e relazione karmica. Forse c'è una relazione karmica che è da chiudere qui. E per te? Nuovo inizio. Fidati, dicono, eh? La trasformazione sta avvenendo, l'abbiamo visto anche prima con i charms, che c'era la farfalla, la trasformazione. Vediamo cosa vogliono dirci i ragazzi su questa relazione, su questa coppia, quest'anima che vuole parlare, fiamma gemella, giustamente, eh? Amore divino. Nel qui per... Allora, guardate. Allora, se siete in un percorso di fiamma gemella, vi siete incontrati per servire l'amore universale attraverso la potenza della vostra luce, cioè, e la vostra luce porterà, portata proprio dalla vostra unione. Ci sarà un inizio, un nuovo inizio con quest'anima. Se non c'è stato nulla di concreto, arriverà il concreto. Dicono che avete incontrato tante anime, e avete appreso delle lezioni in questa situazione, sia voi che quell'anima. I girasoli, mi è uscito anche nei charms. Mi sembra il girasole, la luce. Voi siete un faro l'uno per l'altro e siete un faro anche per chi vi sta vicino, dicono. Avete tirato fuori con questa esperienza la vostra verità, la vostra unicità e anche quest'anima. Siete in una forte connessione, telepatia, non so se si vedono, tiriamole su. E ci sarà un grande cambiamento tra di voi. Però c'è stato tanto tempo perché il percorso si può cambiare, ma si manifesterà, cioè si può cambiare, diciamo, il tempo, no? Cioè si possono fare delle deviazioni con il libero arbitrio, ma quello che è destino, soprattutto in un percorso di fiamma, se c'è un patto, avverrà sempre e comunque. Infatti dicono che le energie si stanno allineando per manifestare questa unione, ma forse prima bisognava chiudere una relazione karmica. Guardate, paure e pensieri, superare queste paure e pensieri. Quindi, cosa ci vogliono dire? Siete in un momento di riflessione, l'amore incondizionato c'è, quest'anima ha capito benissimo chi sei, siete in una forte connessione, ci sarà un nuovo inizio, ma prima bisognava apprendere queste lezioni, ok? Questo mi stanno dicendo. Ancora, cosa ti vuole dire quest'anima in questo momento? Cosa ti vuole dire quest'anima in questo momento? A te che stai ascoltando? Mi ci vuole del tempo, ma sto avendo questo cambiamento, dice, perché tu mi hai riacceso fuori il fuoco interiore, ma ho ancora delle dipendenze da superare. Anche il fatto forse di sentirmi diverso dagli altri. Qua c'era qualcuno che era insicuro, non voleva farsi vedere diverso dagli altri, perché non è che tutti erano impegnati. Qua c'è anche qualcuno che non si sentiva sicuro di se stesso. È un legame di vite passate, il nostro. Vedo tanti segni e sincronicità che mi fanno pensare a te. Tu sei per me la perfezione, sei la mia luce, ancora segni e sincronicità. Manifesteremo questo desiderio e io spero che tu mi possa perdonare per quello che è successo. Riporterò l'equilibrio tra noi, ma prima devo ritrovare un equilibrio per me, in me. Nel qui e ora, patto d'anima, noi abbiamo un patto d'anima, lo sento. E nel qui e ora voglio cambiare le cose perché io voglio stare con te. Ancora la luce. Patto d'anima. Ok, vuole stare con te, ma deve cambiare qualcosa quest'anima. Tirar fuori chi è davvero. Qui qualcuno ancora ha paura di far vedere, c'era la diversità, di far vedere chi è davvero. Se tu l'hai fatto questo lavoro lo sta facendo anche quest'anima. Deve dire la verità, forse non solo a te, ma anche a qualcun altro. E sta ricevendo tanti messaggi dall'universo, sente tantissimo il fatto di avere una... Ma non si vede? Ah, adesso mi sono accorta che non si vedeva. Ed è in vibrazione bassa. Aspettate che voglio... Perché non si vede? Così. Scusatemi. Su quest'anima. Cosa ti vorrebbe dire in questo momento? Unione sacra, qua si è visto. Benissimo. Cosa ti vorrebbe dire in questo momento? Vuole l'unione con te questa persona. Perché ha capito che tu sei un grande dono per la sua vita e sta ascoltando l'universo. Vede tantissimi segni e sincronicità proprio. Ragazzi, questa persona è la vostra controparte animica per qualcuno, non per tutti ovviamente.
ma vuole mandare questo messaggio perché ha capito che vuole stare con te quest'anima. Vediamo ancora. Cosa ha combinato questo qua? Ciclo, doveva chiudere un ciclo. Mamma mia, ragazzi, sono volate. Guardate, giustizia karmica per avere la felicità. Cosa doveva fare questa persona? Scelte e difficoltà, superare delle scelte che gli portavano difficoltà, chiudere un ciclo per avere la relazione divina, 22-22. La giustizia karmica comunque sta intervenendo o interverrà in questa relazione, eh? Va bene? Guardate, per qualcuno c'era proprio un matrimonio di mezzo, trauma. Forse il trauma era andare avanti e lasciare indietro questo matrimonio, magari c'erano degli impegni, dei figli. Rivalutare la separazione. Ok. Deve rivalutare la separazione. Io adesso farei così. Proviamo, facciamo prima. Guardate cosa mi è volato. Amore reciproco, spiare, ti spia comunque. Ti ama e ti spia. Ha fatto chiarezza quest'anima, lo sa benissimo che sei tu. La divina femminile, non ci posso credere. Sa benissimo che sei l'amore della sua vita, anche se non dice una mazza. Benissimo. Vediamo un po'. Allora, vediamo, voglio vedere quest'anima. Che intenzioni ha in questo momento? Giudizio, tornare da te, ragazzi. Giudizio, in fondo mazzo abbiamo il mondo. Una chiusura, forse, eh? E venire, guardate, una chiusura è venire da te, perché tu lo completi, vuole venire da te. Si sente perso, solo, senza di te. Sta male, anche in questo silenzio. Sì, vuole venire da te per la passione. Vediamo ancora. Che intenzioni ha? Costruire con te perché ti ama, re di coppe, lasciare indietro quello che non fa stare bene questa persona. È tanto che è in attesa di fare qualcosa, vorrebbe tornare indietro nel tempo e sistemare anche le cose, mi viene da dire. Sei di coppe, tu sei la mia anima o fiamma gemella. Io penso ai nostri ricordi, ai nostri momenti felici. Per qualcuno rappresenta anche però la sua famiglia, se ha dei bambini, per esempio, ma a me viene che questa rappresenta te, fammi capire però. Sì, per me sei tu che ti hai abbandonato. Allora, qui per me vorrebbe costruire con te. Sta male questa persona perché ti ha abbandonato anche se ti amava. Adesso sa che si dovrebbe allontanare forse da un'altra famiglia, ma vuole venire da te. Sì, sta male questa persona. È indecisa perché? Perché guardate, giustizia, perché probabilmente deve separarsi per qualcuno. O deve portare giustizia a te, sì. Per qualcuno questo re di spade e giustizia mi fa pensare che si deve separare per venire da te e farti un'offerta vera. Se non si deve separare, questa persona deve portare giustizia a te, perché è stata molto fredda, logica e mentale, come cavaliere come re di spade. Guardate la distanza, il peso della distanza sente quest'anima. Qui c'è una donna di denari, potresti essere tu se non ha nessuna compagna ufficiale. O se sei tu la compagna ufficiale, questa persona sta a distanza, ok? E vuole un nuovo inizio. Per qualcuno si doveva isolare o si è isolata per capire e adesso vuole venire da te. Se ha una, allora, se questa non sei tu ed è una compagna, fatemi capire. Sì, qua c'è un'altra. Per la maggior parte l'accezione è qui che ci può essere un'altra. La trasformazione porterà a te. Tu sei la papessa, è con te che senti la forte connessione. Per qualcuno sei anche la donna nascosta. Questa persona si potrebbe separare, si dovrebbe separare, forse per qualcuno è indeciso se realizzare il suo sogno e doveva trovare un equilibrio. Qua potresti essere molto stata molto ferita e delusa. Questa persona per questo che ha paura, perché si è allontanata da te, e adesso si deve allontanare da qualcun altro se vuole stare con te. Sì, esatto. Vediamo quali sono le sue prossime azioni. Oh, aspettate, mi è volata. Facciamo prima le intenzioni. Abbiamo visto, vediamo quali sono le sue intenzioni. Cambiamo mazzo. Facciamo così, cambiamo mazzo. Quali sono le sue intenzioni? Quali sono le sue intenzioni? Distanza, riportare l'equilibrio e chiedere perdono. La stabilità per il rimpianto. Allora, le sue intenzioni sono di
Allora, questa persona sta male perché siete a distanza. Le sue intenzioni sono quelle di avere un nuovo inizio e una stabilità con te. Qui c'è anche quattro bastoni per le fiamme e anche l'unione sacra, tra l'altro. Vuole chiederti perdono perché sente i sensi di colpa per quello che è successo tra di voi. Aveva delle tossicità questa persona, delle paure, ma adesso vuole comunicare con questo otto di bastoni, che vuole costruire con te. E dirti anche che probabilmente è tornata libera. Con questo eremita potrebbe anche volerti dire che è tornata libera o che sta tornando libera. Temperanza. Che sta bene. Questo qua è anche il messaggio che arriva dopo tanto tempo con la temperanza, eh? Dopo tanto tempo è stata molto indecisa se scriverti. Questa persona potrebbe scriverti per qualcuno. Papessa e Paggio di Spade. Per il momento si limita a spiarti perché si sente ancora bloccata, ma vuole un nuovo inizio. Sta pensando, è indecisa se comunicare con un messaggio scritto o cercarti. Mi viene da dire che per qualcuno vuole proprio scriverti questa persona. Sì. Ok, vedremo. Poi, queste sono le sue intenzioni. Vediamo, tiriamo fuori un altro mazzo. Quali sono invece le azioni? Se farà delle azioni per te, vediamo. In questo momento è indecisa. L'energia, quella lì della sua paura, senti il senso di perdita per qualcuno. Questa persona potrebbe aver perso qualcuno di caro. La perdita potrebbe anche essere riguardante te, che sei la persona nasco che nasconde nel suo cuore. Magari sei stata la luce del sole per tutti, fa niente se non sei stata nascosta, ma ti na nasconde quello che prova per te. Si sente bloccata, ma è come se chiede aiuto al divino di aiutarla in questa situazione, questa persona, perché vuole un nuovo inizio. Si sente sola, al freddo. In questo momento è bloccata, è in silenzio, non ti parla perché non sa cosa dire. Io credo che questa persona debba prima fare qualcos'altro. Re di spade al contrario e 10 di pentacoli. Per me si deve lasciare con qualcun altro, ragazzi. È in attesa di cosa? Mamma mia, 7 di spade e 10 di pentacoli. Nello smazzo c'è il 7 di spade e qualcuno che vuole proprio scappare via, Da dove? Da qualcos'altro, mi viene da dire. Sì, ecco perché si sente bloccato nel fare delle azioni, anche se vorrebbe farle per te. Vediamo se nel prossimo futuro farà azioni per te. Nel prossimo futuro farà azioni per la ragazza, ragazzo che stanno ascoltando, anima che vuoi parlare con noi. Si allontanerà da cosa? Sarà combattuta questa persona tra l'amore e la voglia di riconciliarsi con te, ma bisogna avere forza e coraggio per farlo, eh? Sì, questa persona deve prima parlare con qualcun altro qua, mi viene da dire. Deve prima parlare con qualcun altro, però ti ama e vuole la riconciliazione. Sente tanto il senso di perdita qua, eh? Fatemi capire la temperanza. Una guarigione in corso per avere un nuovo inizio, il giudizio. Sì, verrà da te, ma ci vuole del tempo perché si deve allontanare prima da qualcun altro a cui ancora non ha detto bene tutto. Deve parlare. Giustizia, guardate. Deve parlare con qualcun altro e dirgli che è finita. Per qualcuno deve fare questo e poi può venire da te. Non ha ancora detto bene tutto. Stanno forse avendo discussioni, ma non è ancora definitiva la cosa. Guardate, giustizia mondo, ci vuole il tempo, ragazzi. Papa, 9 di coppe. Questo Papa cercherà la sua felicità, ma prima deve chiudere con qualcun altro, forse. O con qualcos'altro, se non è una persona specifica. Magari con del dolore per una situazione di persona che ha perso anche, ok? Però mi viene da dire che qua è più così. Darti quello che è tuo per diritto divino. Imperatrice di giudizio, 10 di coppe. Quest'anima si sente appartenere a te. Vuole darti qualcosa. Sì, in questo momento si sta difendendo da questa situazione, dalla scelta, ok? Si sta difendendo dalla scelta d'amore. È in attesa, ma lo vuole. Sì, dovete avere pazienza. Ti ama, guardate, sul 4 dei bastoni e 2 di coppe, ti ama questo qua e sta male quanto te, se non di più, perché è colpa sua questo tempo, no? Ma sa che deve distruggere qualcos'altro per venire da te. Sì,
Deve tagliare con qualcos'altro, asso di spade. Come abbiamo visto, le spade ce la fate vedere anche nei charms. Per avere successo con te, deve riuscire a chiudere, che sia una relazione o una famiglia di origine o delle tossicità o dei problemi economici. Deve chiudere quella parte della sua vita per poter avere, perché è una cosa karmica che deve risolvere quest'anima, per poter avere il successo con te. Ok. Va bene, vediamo adesso, proviamo, facciamo i mazzetti per la canalizzazione del suo pensiero. Vediamo un po' cosa ci vuole dire quest'anima. Ok, aspetta, prima facciamo la domanda. Allora, anima, ci puoi, stai ferma, scusa, anima, ci puoi dire cosa c'è nel tuo cuore, nella tua testa, quali sono le tue intenzioni e quali sono le azioni che farai per la ragazza e ragazzo in ascolto. Ok. Importante. Facciamo così. Queste, tre, e queste, ah no, queste sono giuste. Così, direi che sono più che sufficienti. Mettiamo queste, mettiamo anche queste. Facciamo queste. Wow, non dovete farla vedere, eh? Così. Voi andate avanti col ditino, tanto quando io faccio i mazzi. Oh mamma. Mischiamo un po' sopra e un po' sotto. Teniamo solo quella girata. Prendiamo questi tarocchi qua, li ho presi, questi qua. Oh, troppe. Troppo sotto, ok. Poi queste le ho prese, sì, queste le ho prese, prendiamo anche queste. Queste qua che ci piacciono.
ce lo fa vedere. Mannaggia, mi sono volate tutte, aspetta. Troppe. Una per terra, vediamo. No, tre per terra, troppe. Allora. Ce ne stanno, mettiamo questi tarocchini qua, dai. E che E poi queste sono sempre carine. Girata così, basta, dai. Penso che un po' di tarocchi, un po' di oracoli, ma ah, no, mettiamo anche quelle delle fasi. Queste. Troppe. Va bene così. Queste, allora, queste le ho prese, queste le ho prese, queste le ho prese. Ah, ecco. Oddio mio, troppe. Direi che vanno bene per il nostro messaggino. Mettiamone ancora tre di queste perché mi piace mettere tanti messaggi. Quelli che si ripetono di messaggi, se escono le stesse carte, ragazzi e ragazze, è perché è storta, sì. Io le leggo quelle così dette. Sì. È perché l'anima vuole battere su quella cosa lì, quindi ci sta dicendo esattamente una determinata situazione, cosa che vuole che tu sai, ok? Quindi probabilmente c'è un messaggio magari che viene ridetto più volte perché quest'anima vuole dare proprio quell'informazione particolare. No, io direi che vanno bene così. Ci sono anche questi, aspetta, che li prendo, dai. Prendo anche quelle altre frasi, se le trovo, perché non le avevo tutte qua, ce l'ho nella scatola qua dietro. Sì, dai, facciamo anche questi. Vediamo. Cosa vuole che tu sappia? Troppe. Ok, andiamo a vedere cosa ti vuole dire ancora. E anche, vabbè, a questo punto anche con le mie, cosa ti vuole dire. Ok, pronta, parto, eh. Canalizzazione della sua anima. Vediamo cosa vuole dire quest'anima alla sua controparte in ascolto. Sono stato condizionato dagli altri. Forse ho permesso a qualcuno di intromettersi tra noi o forse avevo già impegni familiari che mi tenevano bloccato. Adesso ho delle situazioni da risolvere anche forse con un tribunale per delle mie questioni. E tu forse credevi che io fossi una persona che si apprezzava, ma in realtà ho sempre avuto una bassa autostima di me. Avevo un'autostima forse che mi veniva solo da quello che potevo possedere. Ero troppo proiettata a sapere cosa potevano pensare gli altri di me.
se parlavano male di me. Io vorrei farti una proposta, dirti che ho avuto un'illuminazione, vorrei dirti la verità su quello che provo per te. Anche su un momento, una serata, una giornata magica che abbiamo trascorso insieme, forse al mare, o forse io amo particolarmente il mare. Io sto vivendo un momento delicato della mia vita, forse devo cambiare casa o lavoro. C'è una data importante che ci lega o che mi fa male e tu sai. Io vorrei un'altra possibilità. Voglio il tuo perdono, voglio fare pace. Mi dispiace se ho tradito la tua fiducia. Io penso che tu sia bellissima. Forse c'era un ristorante, un bar dove ci vedevamo sempre. O forse ci lavoravamo. Ho bisogno di tempo. In questo momento devo risolvere dei problemi familiari ed economici. Ho anche delle difficoltà perché devo viaggiare, devo muovermi, per i problemi che ho. Non sono fisso in un punto. In questo momento probabilmente devo utilizzare dei mezzi di trasporto per muovermi. In questo momento non posso sbloccarmi, non riesco. Ho ancora troppi condizionamenti e paure. Forse faccio finta di ignorarti, ma non è così. Dentro di me sono solo in attesa di trovare una soluzione. E questo silenzio. Io provo un'ossessione per te, ti spio continuamente. Anche se tu non lo sai, ti prego, fidati. Ho capito davvero di aver sbagliato con te. Non voglio più ripetere gli stessi errori, anche per questo. Voglio prima trovare una soluzione e sistemare le cose prima di ripresentarmi a te, dopo quello che è successo. Ma io voglio tornare da te. Ti prego, credimi. Sono in ansia quando penso a te, quando penso a noi. Ho paura, ho avuto paura di impegnarmi con te, forse perché avevo già un altro impegno, forse perché non riuscivo in quel momento a darti nulla. Non posso credere che tu voglia davvero chiudere con me, anche se questa è la mia paura più grande, perché a volte sembra che non te ne importi così tanto di me. Adesso ho capito che tu sei davvero tutto quello che ho sempre desiderato, anche se non lo capivo prima, anche se non me ne rendevo conto. Adesso devo pensare a me e alla mia situazione, per questo non mi faccio sentire e ho alzato le difese con te. Mi sto difendendo, ho tirato su un muro per proteggermi, perché devo essere molto freddo, logico e fare i miei interessi in questo momento e tu sei troppo una distrazione. Io non voglio distrazioni, devo stare nel mio mentale. Per poter costruire con te, devo fare una scelta importante, una scelta che potrebbe cambiare i miei equilibri. E io devo essere centrato e equilibrato per poter fare questa scelta, perché probabilmente resterò solo. Questa scelta la sto facendo anche se sono circondato da persone, la sto facendo ponderatamente perché io mi sto guardando dentro e sto cercando di capire chi sono davvero e cosa davvero voglio io. Io sento una forte passione per te, ma sono stato anche sempre molto attratto dal sesso e dalla passione. Forse anche un po' arrogante. Io adesso sto guarendo la mia anima e dopo tanto tempo probabilmente ti cercherò, ti manderò un messaggio, farò qualcosa per te. Sì, perché io voglio spiegarti perché ti ho abbandonato. Io ti ho abbandonato pur provando un sentimento per te. Adesso ho capito bene che tu eri la mia felicità. Tu eri il sole nella mia vita. Io adesso ho tutto chiaro. Sei anche maledettamente affascinante, magica. Nelle notti di luna piena io penso a te. E io ho tante emozioni dentro di me che non rivelo a nessuno. E io voglio cambiare le cose. Io sento che tu sei la mia donna del destino. Cambierò le cose, amore mio, ma prima devo chiudere un ciclo con il mio passato. Tu per me sei arrivata per insegnarmi. Io ero un inesperto, io non sapevo amare, ma tu sei stata la mia guarigione.
Tu sei la guarigione della mia anima e tu mi nutri. Tu sei la mia imperatrice, sei il mio nutrimento, sei tutto ciò di cui io veramente ho bisogno. Io ho bisogno di te, amore mio. Ti voglio rivelare quali sono i miei sentimenti. Voglio dirti che ho un attaccamento per te. Anch'io non riuscivo a staccarmi da te. Non eri l'unica che provava questo strazio nel separarci ogni volta. È stato difficile allontanarmi, ma non avevamo più tempo, non era quello il tempo. Adesso il tempo divino è all'opera per noi. Io prima forse dovevo chiudere una relazione di vite passate, una relazione karmica, ma sappia che anche con te io sento una connessione forte, io e te abbiamo legame di vite passate, io ti sento, sento la connessione. Forse in passato, quando ti ho conosciuto, io non ho capito subito che potevi essere la mia anima gemella o la mia fiamma gemella. Non avevo la mente così aperta a quegli argomenti, anzi, guardavo solo la bellezza. Guardavo la tua bellezza e ti desideravo, ma nient'altro. Non pensavo all'amore, l'amore non era nei miei piani. Ho chiuso con te ed è stato doloroso per entrambi. Non ti ho dato un chiarimento, ho tagliato di netto, probabilmente. Perché forse c'era qualcun altro, potevo avere un rapporto di facciata nella mia vita con un'altra persona, o forse ti ho nascosto un'altra persona. Sì, probabilmente avevo un impegno con qualcun altro, è per questo che mi sono dovuto difendere da te. E adesso ho chiuso con te, ho fatto tutto, ho fatto finire tutto, perché tu volevi un cambiamento nella nostra situazione e io non ero pronto in quel momento a cambiare. Ero squilibrato, decentrato, ero come un matto, non sapevo cosa volevo, non riuscivo a capire cosa volevo davvero. Eppure ti amavo. Tu eri così bella, eri perfetta per me. Io ti amavo. Ma non sono riuscito a cambiare per questo amore. Dovevo fare una scelta d'amore e non ero in grado in quel momento. Giustizia. Forse perché mi dovevo separare da qualcun altro e avevo dei sensi di colpa per questa cosa. Perché forse c'era una famiglia. Ma io voglio incontrarti. Io sento. Sento che io voglio vederti, ma ho un grande peso in questo momento. Perché? Perché devo fare ancora un po' di chiarezza dentro di me, di cosa è giusto davvero. Per costruire con te dovrei ribaltare tutto, lasciare andare le mie paure e ascoltare solo il mio cuore. E non è facile per me, che sono sempre stato nel mentale. Eppure lo so che tu sei la mia felicità e ti nascosto sempre questa cosa. Ti ho nascosto quanto tu mi rendessi felice perché avevo delle tossicità importanti e le mie tossicità mi facevano trattare male te. Io sento che l'universo ci vuole insieme, sento che il nostro incontro è destinato e lontano da te mi sento al freddo. Non riesco a sopportare l'idea di essere tagliato fuori dalla tua vita e mi dispiace se ti ho tagliato fuori dalla mia con questo silenzio. Ma sappi che questo silenzio mi è servito per capire quanto tu eri importante per me e quello che davvero è giusto fare, che non ho ancora rivelato a nessuno, forse. Io voglio chiudere un ciclo con il mio passato. Voglio chiudere un ciclo con la persona ufficiale, forse, che ho a fianco a me. E sto pianificando qualcosa di parlarle, sai? Di parlarle, ma ho paura che lei non accetti che io me ne vada. Ci sono tante interferenze in questo momento nella mia vita, eppure io mi sento così solo.
Voglio solo la serenità e la pace che mi donavi tu. Anche il lavoro. Il lavoro è diventato il mio modo per scappare dalle mie scelte, dalla mia serenità, dalla mia situazione. Forse sono attaccato anche a una zona di comfort, ma l'attaccamento più grande io lo sento verso di te. Ti prego, perdonami, sii benevola con me. Tu sei la mia luce. Io so che tu sei la mia luce. E ho avuto una sorta di morte e di rinascita grazie all'incontro con te. Mi hai cambiato. Tu sei parte dello scopo della mia vita, io ora lo so. Il destino voleva che ti incontrassi per cambiare e per capire chi ero davvero e qual era lo scopo della mia vita. Forse dovevo imparare a fidarmi di più e a fidarmi di più di Dio. Dovevo imparare ad amare e tu mi hai insegnato ad amare, ad aprire il cuore. Il mio cuore era chiuso per il dolore che tu sai. Dovevo chiudere un ciclo karmico col passato, un ciclo che ho ripetuto forse per tante volte, in tante situazioni con la stessa dinamica. E adesso è arrivato il momento della resa dei conti. Io ti verrò a cercare, perché la passione che sento per te è qualcosa che non si può razionalizzare, non posso gestire. Ma ho ancora delle tossicità, amore mio. Forse proprio riguardante il sesso. Ho un modo contorto di vedere il sesso. Ho tanti sensi di colpa per quello che ti ho fatto. Perché con le mie tossicità ti ho ferito tantissimo. Ti ho fatto dispetti, ti ho ferito volutamente al cuore. Io ti ho accoltellato al cuore. E mi dispiace. Perdonami. Sei stata sacrificata, sì, da parte mia, per la mia paura, per la mia tranquillità. Adesso ti voglio solo chiedere perdono. Perdonami per tutto il male che ti ho fatto. Perdonami. Ascolta, ti prego, ascolta i segni. Io sto ricevendo tanti segni che mi parlano di noi. So che quella parte della mia vita deve essere chiusa definitivamente. Sono in attesa di fare il passo giusto. Mi impegnerò con te, mi impegnerò per ottenere tutto quello che è giusto. Adesso io non guardo più con gli occhi terreni, io guardo con gli occhi del cuore e ascolto il mio istinto. Questo distacco mi ha fatto capire che non era da te che mi dovevo allontanare. Io ti voglio incontrare, io ho bisogno di prenderti, stringerti nelle mie braccia e baciarti. Io ti desidero enormemente. Porterò giustizia a noi, porterò giustizia alla mia vita. Forse tra noi non c'è stato mai più di tanto, però quello che so è che tu sei riuscita a donarmi anche la tua amicizia, non solo il tuo amore. Ma mi facevi paura, perché mi scatenavi dentro qualcosa di troppo forte. O forse la paura che ho avuto più grande era perché non volevo avere figli, in quel momento non mi sentivo pronto. E tu eri così dolce, ma eri un pericolo per me. O forse non potevo avere un'altra famiglia con te perché c'era già qualcun altro. Io ti cercherò, sappi che ti cercherò e ti dirò la verità, tutta la verità su quello che provo per te e sul motivo per cui io mi sono allontanato. Anche perché anche sul nostro litigio, voglio dirti la verità. Sappi che io mi sto chiudendo alle spalle la situazione che ci ha tenuto lontano, perché io adesso voglio credere nel mio destino, nel nostro destino e nel nostro desiderio. Io sto distruggendo tutto, tutto il mio vecchio sé, tutta la mia situazione di facciata che non mi portava niente e tornerò a cercarti. Questa attesa è finita. Io sarò l'uomo giusto per te, l'imperatore giusto per te. Ti farò un'offerta di concreta, un'offerta d'amore e ti dirò la verità una volta per tutte, che sono rimasto solo e nella solitudine ho capito che tu sei stata la mia luce. Il mio faro che mi ha riportato a casa.
Voglio un nuovo inizio con te, amore mio. E so che è solo questione di tempo, perché il destino questo vuole per noi. Tu sei il mio destino. Ti chiederò perdono e ti rivelerò finalmente quello che provo, l'amore grande che provo per te. Perché tu sei la mia anima fiamma gemella ed è con te che io voglio l'unione e la reciprocità. Io voglio camminare con te, perché sei la mia anima gemella. Io ho tanti segni che mi dicono questo. Sì, l'universo mi parla di te. Anche se ti spio da lontano, è come se io ti sentissi sempre accanto a me. Sto tornando dopo tanto tempo e spero che tu possa riaprirmi quella porta, perché il mio desiderio unico è di poter stare con te. Perché tu sei l'amore incondizionato. Mi hai insegnato ad amare e mi hai amato in un modo che nessun altro mi abbia mai amato nella mia vita. Mi ha mai amato nella mia vita. Sono pronto per te, amore mio. Ho combattuto e ho accettato anche le emozioni più basse, quelle che non mi piacevano di me, quelle per cui davo la colpa anche a te. Ma ho capito che ero io che dovevo cambiare. Non dovevano cambiare gli altri, ero io che dovevo avere una rinascita, una morte e una rinascita che mi avrebbe trasformato in quello che davvero ero dentro di me. Io sono la tua fiamma gemella, io sono destinato a te. E il nostro amore è voluto dal cielo. L'universo vuole che noi portiamo questa luce su questa terra. Ti sento sempre, la notte, ma anche il giorno. Mi arrivano messaggi che mi parlano di te. Vorrei poterti donare qualcosa, anche se adesso mi sembra di poterti dare così poco e tu meriti così tanto. Tu sei una regina, tu sei. Io voglio dirti quanto sei bella e preziosa per me. Vorrei poterti mettere la corona. Sì, tu sei la mia regina. Voglio un nuovo inizio e lo voglio vero questa volta. La mia imperatrice, anzi. Sei l'amore della mia vita, la scelta d'amore che mi cambierà la vita, perché è con te che io sono destinato a stare. E il nostro incontro questa volta sarà per sempre, perché io voglio la stabilità e l'unione anche sulla terra, perché tu sei la mia fiamma gemella e io sono il tuo compagno divino. Cambierà tutto, amore mio. Azzereremo la situazione, tutto quello che è successo. E ascolteremo finalmente solo il nostro intuito, il nostro cuore. Ci diremo finalmente tutto quello che non siamo riusciti e non abbiamo osato dirci. Anche le scelte che non sono riuscito o non siamo riusciti a fare nel passato. Perché adesso il nostro destino è questo. Io e te avremo una relazione, una relazione divina, voluta dal cielo. Forse vedi anche tu spesso numeri doppi. Io ne sto vedendo tanti e ultimamente vedo spesso il 22 per il 22 22. Sappi che tu sei la mia scelta d'amore, l'unica scelta che io so che posso fare. In questo silenzio sto riflettendo sulle scelte sbagliate del mio passato e sto ascoltando finalmente la mia anima, e la mia anima mi parla solo di te. La mia anima ti vuole, la mia anima ti vuole. Sento una forte connessione e questa connessione nessuno la può spezzare. Tu sei il mio filo rosso del destino. E te lo dirò, io ti cercherò e questa volta ti dirò tutto, ti dirò tutto. La passione che ho sempre sentito per te, che non ti ho mai detto, e ti dirò e ti chiederò di avere fiducia ancora una volta in me, perché questa volta io te lo dimostrerò, questo mio amore. Il nostro amore è un amore immortale e io lo so, adesso l'ho capito bene, che niente potrà mai davvero dividerci. Riporterò l'equilibrio perché noi siamo l'energia maschile e femminile e siamo destinati a stare insieme. Ti prego, amore mio, perdonami. Sto tornando da te perché è destino che sia così.
Sei tu con la tua luce, il faro che mi sta riportando a casa. Ti prego, abbi ancora fiducia in me. Ok, wow, questo era il messaggio, ragazzi e ragazze, di quest'anima. Spero che la parte di messaggio che deve risuonare a chiunque di voi arrivi e che impariate col discernimento a lasciare andare quello che non è per voi. Vi do magari qualche canzoncina, anzi, voglio darvi ancora un messaggino di quest'anima. Facciamo così, facciamo tre, era la stessa di prima, voglio fare una cosa, tre mazzetti per darvi il responso più personalizzato. Vediamo cosa posso prendere, perché quelle le ho usate. Facciamo così. Facciamo, adesso le avendo usate. Queste le ho usate, sì, queste forse no. Vediamo, facciamo così. Cosa ci vogliono dire? Tanto arriverà quello che deve essere. Messaggio ti vuole dare quest'anima a te che stai ascoltando. Ok, e questa vuole far cadere, quindi questa qui, e facciamo anche tre. Poi, questa si è girata perché sono queste, così, scusate, vediamo cosa vuole dirti quest'anima. Oh, potere personale, così, poi tre mazzetti, vediamo ancora cosa ci vuole dire quest'anima. Questo. Facciamo anche due di questi. Ok, io direi che potrebbe anche essere sufficiente per dare un messaggio più personale a tutti, però facciamo anche queste qui, no? Le voglio dare proprio così, abbiamo fatto quella generale e poi facciamo la specifica per qualcuno. Ok, così è come avere un ulteriore messaggio. Vediamo. Partiamo. Mazzetto 1, lo faccio vedere così. Mettiamo tre pietre, va? Una pietra, seconda pietra e cuore azzurro. Allora, quarzo ialino, ametista e cuore azzurro. Le vedete tutte e tre? Fate la vostra scelta che andiamo a vedere dopo questa canalizzazione il messaggio più approfondito per voi, la vostra situazione, e poi vediamo anche qualche letterina.
e segno zodiacale canzoncina. Per chi ha scelto il primo mazzetto, il cristallo ialino, vediamo qual è l'ulteriore messaggio che devi ricevere da quest'anno. Wow, due di coppe! Io ti amo e lo so. Noi siamo destinati a stare insieme, il nostro è un amore immortale. Tu mi completi, ma forse devo chiudere un ciclo con qualcun altro. Sì, devo tornare single, 9 di denari. Io devo tornare single, probabilmente. Sto trovando la forza per fare queste scelte. Di allontanarmi definitivamente da quella cosa che mi fa stare male. Io ti amo, ne sono consapevole, ma forse c'è qualcun altro nella mia vita. È per questo che mi sono difeso da te. Ti chiederò perdono, ti farò un'offerta. Io voglio che tu sia, io voglio essere concreto per te, voglio essere la persona giusta, voglio un nuovo inizio d'amore, voglio che tu sia la mia compagna. Porterò giustizia alla nostra storia perché è con te che sento l'unione sacra, l'unione la voglio con te anche sulla terra. Tu sei la mia divina femminile. Taglierò con tutto quello che è tossico della mia vita o che mi fa stare lontano da te, perché io è con te che voglio la riconciliazione. L'aiuto del cielo ci sta arrivando, lo so, un cambiamento arriverà per noi, perché ci meritiamo di stare insieme. Sto vedendo tanti segni e sincronicità che mi portano a te. Noi avremo l'unione sacra. Il nostro amore è immortale. È un momento, è solo un momento di riflessione. Abbi pazienza, amore mio. Unione sacra. Noi siamo destinati a stare insieme. Ti ho nascosto i miei sentimenti perché dovevo fare così. Sì, abbi pazienza. Questa separazione finirà. Io ti farò un'offerta, ti verrò a parlare. Giudizio, perché la mia anima non può fare a meno di stare lontana dalla tua. E ci sarà un nuovo inizio d'amore per noi. Abbi fede. Ti amo. Questo era il messaggio. Wow, per la prima variante spettacolare. Voglio un altro messaggio di questi e poi andiamo a vedere letterine e canzoncine. Bellissimo il messaggio della prima variante. Questa energia di questo gruppo. Allora, la canalizzazione legge tante energie. Qui ci sono le diverse energie. Questo primo gruppo, l'energia di quest'anima, è un po' più avanti di altre energie che ho letto qua dentro, ok? Non mi dimenticare, io non ti dimenticherò mai, fidati di me, ci ritroveremo, dice. Questo ti sta dicendo quest'anima. Adesso forse dobbiamo stare lontani, è meglio così, dice. Sto mettendo al primo posto la questione che deve risolvere in questo momento. Penso continuamente a quanto sono attratto da te, ti desidero. Ma il primo messaggio è quello più importante, non dimenticare, fidati di me, ci ritroveremo. Ok, per la prima, aspettate che facciamo così, per la prima variante vediamo qualche segno zodiacale o ascendente, Vergine, Cancro, Toro, Gemelli, Pesci, Scorpione, oh qua quanti sono volati, Leone e Toro, ah sì, ne è volata una in più. Leone, quindi Cancro, Scorpione, Pesci, Toro, Vergine, Leone, Gemelli. Ok, segni o ascendenti vostri della vostra persona del cuore. Poi vediamo qualche numerino. Qualche numerino. 25, 30, 16, 29, 17, 27, 23, 22, 4. 13, 3, 15. Questi sono i numerini. Vediamo qualche letterina per i ragazzi e le ragazze del primo piccolo. Aspetta, vediamo un po'. Qualche letterina, non le vedo perché sono di spalle. Vediamo cosa vogliono farmi vedere per voi, qualche letterina. Sapete che non è strettamente, cioè non è obbligatorio avere le letterine, le tirate fuori un po' troppe perché non le vedo ovviamente. Allora, P, U, E, B, C, F, R, A, Z, Y, M, O, Q, H, E. Queste sono le letterine, ok? Adesso vediamo anche le canzoncine. Ok.
vediamo le canzoncine, se la sincronicità della musica ci vuole dare un ulteriore messaggio per i ragazzi e le ragazze del primo mazzettino. Cosa succederà dopo questa canalizzazione ai ragazzi della prima scelta della variante piccolina qui. Vediamo un po' quali sono le canzoncine che vogliono farci rivedere. Potrebbero essere canzoni che già conoscete, vi siete dedicati con la vostra persona o le avete ascoltate pensando a questa persona, o magari ve le fanno ascoltare alla radio poco dopo questo interattivo, per esempio, o le avete appena ascoltate. Quando di Pino Daniele. Come sei bella di Massimo Di Cataldo. Viceversa di Gabbani. Senza parole di Vasco. Finalmente tu di Max Pezzali. Io camminerò di Tozzi. Tutto l'amore che ho di Jovanotti. E quante ne ho messe? Ancora una. Ti pretendo di Raff. Ok, queste sono le canzoni uscite per voi, ragazzi e ragazze che avete scelto il primo mazzetto. Se vi è piaciuto questo interattivo, questa canalizzazione del pensiero e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, vi chiedo un like per lo scambio energetico, dato che non faccio consulti privati, almeno riequilibrio la mia energia tra il dare e ricevere, visto che è uno scambio appunto, quando si fanno queste cose. Il like è come se mi metteste una monetina. Grazie dell'attenzione, aspetto il vostro feedback. Grazie, ciao ciao. Passo ai ragazzi e alle ragazze che hanno scelto l'ametista. Vediamo, facciamo così. L'ametista. Messaggio ulteriore da ascoltare per i ragazzi dopo la canalizzazione e le ragazze che hanno ascoltato la canalizzazione, scusate, dell'ametista. Ulteriore messaggio. Qua qualcuno, questa persona dice che si doveva allontanare da qualcosa, sì, doveva distruggere qualcosa o deve distruggere qualcosa per avere successo con te. Dopo questa canalizzazione sa che prima deve distruggere qualcos'altro, poi verrà a cercarti, ma deve fare ancora la scelta, non è ancora definitiva questa scelta perché in silenzio sta riflettendo quest'anima, ma vuole assolutamente comunicare con te. Ha ancora però dei conflitti interiori, delle tossicità a questa persona, anche se tu sei il suo fuoco, lo ha passioni, però questa persona ha delle tossicità. Ci sarà un nuovo ciclo tra di voi, ma prima deve chiudere il vecchio. Ha ancora, vedete, della diffidenza, o forse pensa che tu abbia diffidenza nei suoi confronti qui, per quello che è successo in passato, perché ha usato maschere, ti ha ingannato questa persona. Eppure dice, io so che sei la mia fiamma gemella, io e te siamo legati dal filo rosso del destino. Quattro di bastoni, voglio con te, sento con te l'unione, qua ti voglio incontrare, quest'anima ti vuole incontrare e siamo già a due qui, fiamme gemelle da tutte le parti, voglio la riconciliazione, ti prego non essere diffidente, perdonami se ti ho ingannato, io voglio fare pace. Mi allontanerò da quella situazione o dalle mie tossicità. Qua non mi sta dicendo che c'è un'altra, mi sta dicendo che si deve allontanare forse da tossicità o problemi che c'erano, ma vuole stare con te, pensa che tu sia il suo destino, quest'anima. Ho imparato delle lezioni in questo periodo, mi sto liberando dalle mie tossicità, dalle mie gabbie, dai condizionamenti, ve l'ho detto. Tu sei l'amore, tu mi hai insegnato ad amare, tu mi hai aperto il cuore all'amore. Sto manifestando te, io voglio rivederti, ho guarito e sto guarendo la mia anima, ma ci vuole ancora un po' di tempo per me, dice quest'anima. Forse devo portare giustizia nella mia vita prima, sto male, in questo momento sto soffrendo, ma sappi che il mio più grande desiderio è avere una riconciliazione con te e voglio farti anche una dichiarazione. Ma prima ancora il diavolo come ultima carta, al contrario, mi sto liberando dalle mie tossicità. Abbiate pazienza ragazzi e ragazze dell'ametista, qui rispetto alla prima che era un po' più avanti a livello di lavoro su se stessa quest'anima, la seconda variante mi fa proprio, ve l'ho detto subito, non sentivo un'altra, qui il problema non è se anche ci fosse un'altra, il problema non è l'altra, sono le tossicità che ha quest'anima. Infatti io ho visto che c'erano anime che avevano anche tossicità per quanto riguarda anche il sesso proprio, ok? Adesso andiamo a vedere cosa ti vorrebbe dire in questo momento quest'anima, vediamo un po'. Altre persone hanno interferito.
Ti amo tantissimo, non ha importanza il perché, perché non si quest'anima non riusciva a spiegarsi perché ti amava, voleva capirlo, adesso ho capito che non è importante perché ti ama, ma ti ama, ok? Però c'erano delle interferenze qua. Non voglio lasciarti andare, mi manca stare con te, ma devo fare così adesso perché prima devo guarire la mia anima, dice, ok? Sto mettendo me in questo momento al primo posto, giustamente perché se deve guarire la sua anima. Ma guardate, qua era volata e non l'avevo vista. Farò un'azione, per favore, credimi. Vuole fare anche un'azione presto qualcuno di questi dell'ametista. Non sarà per tutti perché era girata, però sì, vuole fare qualcuno farà un'azione prima. Per qualcuno, nì. Cioè, l'intenzione potrebbe averla, ma ancora la vedo un po' indietro quest'anima. Ci vuole ancora un po' di tempo qua. Acquario, ecco, giustamente l'acquario, io sono acquario, eh. Va bene, ok, acquario, poi leone, ariete, capricorno, pesci, sagittario e basta. 3, 6, ok. Poi vediamo qualche numerino. Ovviamente i segni sono segni ascendenti vostri o della vostra persona, eh? Ok, 23, 3. 15, 16, 25, 17, 7, 28, 2, 22, 30, 11 e 1. Va bene, questi sono i numerini, date importanti o compleanni o date importanti che avete vissuto con la vostra persona, eh? E vediamo qualche letterina. Qualche letterina per i ragazzi e le ragazze della seconda variante, dove questo qua forse aveva un po' di tossicità per quanto riguardano dipendenze, può essere sesso, alcol e altre cose che non stiamo a dire qua, e si sta liberando da queste dipendenze, ti ama, al di là che abbia anche un'altra donna, per me questo poteva avere anche più donne per fortuna, ok? Ma ha capito che tu sei la sua fiamma gemella ed è con te che vuole l'unione e la stabilità, eh? Allora, Y, X, O, U, H, M, T, C, D, Q, E. 3. Ancora due. V doppia, G è uscita anche la B. Queste sono le letterine per il secondo mazzetto. Ok, se avete il dubbio, poi lo dico alla fine, ma sicuramente qualcuno non lo sentirà. Ovviamente, se avete il dubbio su più varianti, è perché magari ci sono una parte di messaggio da una parte e una parte di messaggio dall'altra, eh? Quindi magari ascoltatele tutte e due e tenete solo quello che suona a voi. Vediamo le canzoni, la sincronicità della musica ci aiuta per i ragazzi che hanno scelto l'ametista con un messaggio. Canzoni importanti già per voi o che avete ascoltato pensando a questa persona, o magari ascolterete tra poco la radio o l'avete appena ascoltata, per esempio, una di queste canzoni. Vediamo un po'. Faccio fatica. Se è vero che ci sei, di Biagio Antonacci. L'energia è un po' pesantina. Tananai di Tango. Stella stai di Tozzi. Le cose che hai matto di più di Biagio Antonacci, Io camminerò di Tozzi, Il vero amore di Max Casè, Quanto amore sei di Eros, 2 di Raff, per voi ve ne tiro fuori ancora un'altra, Viceversa di Gabbana, che è uscita anche nella prima. Quindi c'è qualcuno che era indeciso tra la prima e la seconda. Ok. Ragazzi e ragazze, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettetemi un like per lo scambio energetico. Sapete che non faccio consulti privati ed è giusto riequilibrare l'energia tra il dare e avere. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così se cliccate sulla campanellina riceverete altre notifiche, cioè le notifiche quando io pubblicherò altri interattivi. Devo cambiare subito il mazzetto perché sì. Ok.
Per chi ha scelto invece, scusate ragazzi, passo alla terza variante, il cuore azzurro. Il messaggio per voi, ragazzi e ragazze, del cuore azzurro. Wow, prima carta, morte. Quest'anima ha avuto una trasformazione. Dopo un momento di blocco totale, questa persona non riusciva a parlare, non riusciva a muoversi, non riusciva a prendere decisioni. Vuole un nuovo inizio concreto. Questa morte l'ha portato ad avere una trasformazione importante. Forse a portare giustizia anche, vuole portare giustizia nella vostra storia, nella vostra vita, vuole darti quello che non ti ha mai dato, vuole un nuovo inizio passionale anche, sente tanta passione per te. Wow, tre assi avete voi e vuole darti anche il chiarimento che non ti ha dato. Ma l'asso più che manca qui è l'asso di coppe. Vuole darti l'amore che non ti ha dato, per le sue tossicità, mi viene da dire. Questa persona ti ha lasciato in attesa per tanto tempo, perché ha pensato solo al suo benessere. Era molto freddo, molto mentale, anche è stato anche un po' cattivello qua. Adesso questa persona vuole trovare una soluzione con te, perché tu sei la sua pace, mi viene da dirti. Sta cercando di capire se si può riavvicinare a te, sta cercando di raccogliere informazioni su di te, ma questa persona potrebbe... Qui c'è un'energia karmica, fatemi capire. Ragazzi e ragazze del terzo mazzetto, per qualcuno questa persona vuole tutto tranne l'amore. Devo capire perché mi manca solo, vuole darti, ma vedo freddezza ancora. Per qualcuno potrebbe esserci, fammi capire un attimo, vuole un'altra opportunità, però ha ancora delle tossicità. Qua potrebbe esserci una relazione karmica per voi. Questa persona fa fatica a lasciare andare le sue tossicità. Tu devi alzare le tue vibrazioni, hai dei doni, tu senti quello che è giusto per te, dicono. Tu sei in un cammino spirituale, tu che ascolti, eh? Manifesta ciò che vuoi davvero. È questo che vuoi, dicono. Vuoi un nuovo inizio per te, un inizio con quest'anima? Vuoi manifestare ciò che desideri, ma questa è una relazione karmica. Probabilmente per qualcuno di voi questa relazione è da chiudere. Perché voi siete in un percorso spirituale, potreste voi essere delle anime, anche fiamme, in una relazione bloccate, in una relazione karmica. Per qualcuno è qualcosa di collegato alla sua casa o alla sua infanzia. E qua potrebbe essere che avete una casa, siete magari impegnate, sposate, con questa persona vi dovete separare, questa persona vuole un'altra possibilità, però non vi ha dato amore. Qui io vedo passione. Anche materialità, ma non vedo amore, vedo molto mentale. Questa persona potrebbe chiederti perdono per quello che è successo. Forse questa persona, per questa persona è molto importante la passione. Questa persona vuole un nuovo inizio. Dice che sceglie te, che ti ama, che prova sentimenti, però è anche uno che potrebbe andare a venire qui. Per qualcuno potrebbe essere una persona che ha una relazione karmica non con te, magari tu sei anche la sua anima gemella, ma ha una relazione karmica a casa e ha magari dei figli e a te ti può dare solo però passione, amore. Adesso vuole fare il salto perché vuole darti giustizia. Ma qui vedo una trasformazione che porterà una concretezza, perché vuole sbloccarsi questa persona, vuole portare giustizia. Asso, e c'era l'altro asso, dov'è? È andato a finire sotto qui. C'erano due, tre assi, sì, qui. Portare giustizia. Ha delle tossicità importanti anche questo qua, eh? È stato un po' egoista questa persona. Ha pensato al suo benessere, è stato fredda. Adesso vuole trovare la soluzione perché tu la facevi stare bene. Ma qui c'è del karma, c'è un ciclo karmico da chiudere. Non capisco, adesso con voi devo fare una specifica. Vediamo prima cosa ti vuole dire. Perché qui c'è qualcuno della terza variante, cuore azzurro, che è in una relazione karmica. E qualcun altro è che deve chiudere. Qualcun altro, però voi siete probabilmente anime che state facendo un percorso spirituale e dovete chiudere qualcosa. Per qualcun altro invece
la vostra persona o voi siete in una relazione karmica e quindi magari c'è un trio. Però io penso che la maggior parte di chi ha scelto la 3 sta chiudendo una relazione karmica con quest'anima che vuole un'altra possibilità, ma non mi è uscito amore, ragazzi, mi è uscito più che altro passione, anche concretezza, una persona molto fredda mentale, ma non mi è uscito l'amore. Ho paura di fare le cose serie, perché sono stato ferito in passato, questo è il karma. Rischierò per te, non conta nient'altro per me, però vuole rischiare per te, eh. Sto tornando libero per te. Allora, se è una persona che ha una terza situazione, questa persona si sta liberando, rischierà tutto per te perché ti ama. Se invece è una persona single che non si è impegnata con te, questa persona è stata ferita in passato ed è per questo che non riesce a aprire il cuore all'amore. Ok? Quindi probabilmente questa persona ha delle grosse tossicità per quanto riguarda l'amore e non riesce ancora ad amare. Però si rende conto che nessuno è come te, nessuna legge in confronto, anche se magari ha più situazioni. Qua ci sono due eccezioni. Una, allora, se tu che stai ascoltando sai che il tuo uomo, la tua donna, ha una terza persona, questa persona sta tornando libera, rischierà tutto per te perché vuole un'altra opportunità. Però è una persona molto mentale e fredda, ancora devi lavorare sull'apertura del cuore qua, ok? Non vedo amore, vedo carte più di concretezza anche con te, di passione, ma non di amore. Mentre se questa persona non ha nessuno, questa persona potrebbe avere delle tossicità e anche degli atteggiamenti molto molto tossici con te, perché è stata ferita in passato e non sa amare. Cioè qua ci sono uno o due che questa persona non sa amare. Fammi capire una cosa. Però potrebbe fare un'azione presto per avvicinarsi a te. Devi capire tu se è quello che vuoi, ok? Adesso cerchiamo di fare una specifica per i ragazzi qua che c'è un'energia un po' particolare, io devo capire. Quest'anima chi è per te che stai ascoltando? 10 di spade, Papa. Allora, per te che stai ascoltando potrebbe anche essere una chiusura che devi dare con una persona ufficiale o la deve dare questa persona per avere successo con te, ma sì, qua c'è un trio. Allora, per qualcuno qua c'è una chiusura assolutamente, ma questa persona, quest'anima, a differenza degli altri, ha meno consapevolezza dell'amore, ha più passione, desiderio e anche vuole anche concretizzare, ma più per passione e desiderio. Cioè non c'è del karma qua ancora da chiudere. Vedete, ancora i denari. Mi fa vedere tanti denari e bastoni, ma non mi fa vedere ancora. C'è la connessione, eh? Deve fare una scelta. O se è comunque la sua scelta, vuol venire da te. Ma questa persona è molto mentale ancora, non è pronta. Se è la tua anima gemella, non è pronta. Ci deve fare ancora del lavoro. Se ha un'altra persona, deve prima chiudere di là, perché se anche viene da te, ti fa una proposta e poi dopo è solo di passione, non, no. Se invece sai che sei in una relazione karmica, qui questa persona la devi lasciare andare perché tu sei in un cammino spirituale e devi fare il tuo salto vero, vibrazionale. E questa qui c'è una chiusura karmica da fare per avere una vera opportunità. Qui si fa fatica, ci si sta mettendo la resistenza al cambiamento. Tu hai dei doni, puoi manifestare ciò che vuoi, ma ti stai forse, guardate, puoi manifestare un nuovo inizio, una manifestazione, ma qui c'è una relazione karmica da chiudere. Mi dicono così, ragazzi, io lo dico. In caso se non vi risuona, andatevi a ascoltare una delle, la prima e la seconda. Può essere anche che eravate attirati tra questa e tra una delle due. Vuol dire che qui dentro c'è solo una parte di messaggio, che l'altra parte è dell'altra variante. Se invece eravate decisi su questa è, ok? Se però avevate il dubbio, andatevi ad ascoltare anche l'altra, perché può essere che voi avete un po' di messaggio di qua e un po' di là. Vediamo quali numeri possono uscire qui, possono essere compleanni, giorni importanti che avete vissuto insieme a questa persona, anche belli o brutti, non importa, ma che hanno segnato la vostra relazione. 3, 7, 17, 28, 15, 24, 23, 18, 22, 20, 5,
5, 14 e 19. Qualche segno ascendente vostro o della vostra persona? Ariete, Capricorno, Toro, Scorpione, Acquario e Cancro. Ok. Vediamo qualche segno zodiacale. Eh sì, segno zodiacale, qualche letterina, perdonatemi, mi si è confusa. Se vi è piaciuto l'interattivo e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale che mi fa piacere e cliccate sulla campanellina così riceverete le notifiche. Mentre mi raccomando, mettetemi un like per lo scambio energetico perché è importante quando si fanno queste cose, visto che non faccio consulti privati, riequilibrare l'energia tra il dare e avere. Se mettete like è come se mi metteste una monetina, ok? Vediamo le letterine. Troppe, no, è giusto. Allora, B, T, E, C, A, U, L, Y, Q, G, S, Q, D, N, Z, X e P. Queste sono le letterine. Andiamo a vedere anche per voi qualche canzoncina, se la sincronicità dell'universo ci dà una mano con le canzoni. Possono essere canzoni che già conoscete, che sono importanti per voi e per questa persona, o magari le avete ascoltate pensando a questa persona. Vediamo se ve le faranno riascoltare, quelli lassù, tramite la radio o la televisione. Magari le avete ascoltate poco prima di entrare in questo interattivo o le ascolterete subito dopo. Quelle sono sincronicità che ci stanno dicendo che effettivamente una parte di questo messaggio e anche per voi, ulteriore conferma di messaggio. Vediamo, eh. Allora, l'amore della mia vita di Arisa, lei di Tozzi, ti prendo e ti porto via di Vasco, infinito di Raff. Sei fantastica di Max Pezzali, cialde degli zero assoluto. Questo piccolo grande amore di Baglioni e tu di Tozzi, ok? Ovviamente, ragazzi e ragazze, se voi sapete che siete in un percorso di anima o fiamma gemella, sapete già che questa relazione karmica è la vostra controparte, che o voi che dovete chiudere, con la terza energia, perché, ma qui ci sono ancora delle tossicità da lavorare, ok? Mentre se sapete di essere in una relazione karmica, sapete anche che probabilmente dovete chiudere questo ciclo per poter andare avanti, visto che voi avete la carta proprio dei doni dell'anima e del percorso spirituale della manifestazione del nuovo inizio. Ok? E io vi auguro un grande in bocca al lupo, qualsiasi sia la vostra situazione. Io vi ho dato tutto. Questi ve li ho dati, quelli pure. Sì, penso di sì. Allora direi che posso salutare tutti. Grazie dell'attenzione. Vi mando un grande bacio. Un bacione, a presto e alla prossima. Ciao ciao!